ciclisti che però hanno meno gambe. È vero, in questi casi devi tenere la palla, perché se devi correre dietro gli altri non ce la fai. Angolo intanto sul cross, ma la partita, indipendentemente dal fatto che l'Inter talora denuncia ancora qualche problemino, si fa vedere, è una partita piacevole. Attenzione, gol! Seedorf, gol! Gol di Clarence Seedorf, pescato dalla bandierina, destro, esterno, palo e gol. Sì, è stato un gran bel gol, devo dire che secondo me Seedorf questa sera non ha fatto una grande prestazione, e con questo gol probabilmente la nobilita è la salva, diciamo, però resta una prestazione non perfetta. Adesso direi che l'Inter ha preso una bella boccata di ossigeno, perché le cose potevano anche mettersi male in questo inizio di ripresa. Maligno tiro di esterno destro, vedete sul cross di Recoba. Colpisce d'esterno destro, palla con effetto a girare, tocca il palo e si infila, nulla da fare per Bierzowski. Sì, lì non ci può arrivare il portiere, palla che prende il palo è difficilissimo. Farinò, Seedorf, Macellari, Cordoba, Blanc. Francesca, si sono messi un po' il cuore in pace sulla panchina. Sì, guarda, per la panchina è stata una sorta di rito liberatorio questo attenzione, gol. Attenzione, sinistro! Gol! È splendido gol da parte del Cino Recoba, 2-0. Micidiale conclusione di Recoba, che ha dato proprio l'impressione di mirare nell'angolino, ha battuto di precisione, sinistro magico, vellutato, e 2-0. Sì, balisticamente è un genio, è uno che può calciare benissimo sia di potenza che di precisione. Hai detto bene, ha guardato l'angolo e dove ha guardato ha tirato. Alvaro Recoba, giocatore, ecco, vedete? Sì, sì, ci ha mirato. Splendido, l'ha cercato proprio l'angolino, nulla da fare per Bierzowski. Ha sofferto l'Inter, mentre ora esce Bisacchi ed entra in campo al suo posto con la maglia numero 5, Taraciulski, 15, Taraciulski. Come dicevamo, Bruno, loro avevano... Primo attimo di pausa e una partita gradevole, soprattutto perché giocata a ritmi elevati, per merito, bisogna dirlo, del Ruxhortov. L'Inter nel corso del primo tempo ha fatto vedere alcune cose buone, aveva sbandato in avvio di ripresa, poi ha segnato due gol, ora Recoba ancora dalla bandierina, colpo di testa e sono tre! Kin mette dentro da distanza ravvicinata, il bottino ora si va facendo grosso per l'Inter, che ha approfittato in maniera perfetta. Ecco che rivediamo, vedete il cross, il colpo di testa di Cordoba e gol di Kin da due passi dal basso in alto. Adesso si è alzato anche Lippi, finalmente dalla non parte. Vogliamo togliere dei meriti all'Inter, chiaramente, però denunciano molti limiti questi polacchi, Risvaldo si sta facendo grande, fa soddisfazione, però direi che ci sono stati dei progressi, ma non è tutto oro quello che luccica questa sera. In effetti però...